Uomo del parcheggio, misterioso e labile. Trailer Minecraft, va bene, vediamolo. Tanto raga, che fa che c'è l'update, mettiamo un pezzo di legno nuovo e un mostro nuovo piccino che compare solamente quando tramonta il sol. Cioè, basta, e questo sarà il nuovo aggiornamento. 30 minuti? No, aspetta, forse mettono più roba. Quale guardo? Il terzo? No, non ci ho visto Jack Black, vorrei evitare. Il secondo, ok. And now it's time to reveal our completely new job, releasing in a few months. The team has been really excited about the idea of adding a new biome, and we Ah, created nuovo one with bioma. its own unique mood and identity. Ok. Agnes, sì, si chiama Agnes, ragazzi. During daytime, it's quiet, like almost serene in the new pale garden. Ok. While you might feel calm walking around in this Ah, biome, no, ma c'è un nuovo tipo di legno davvero. È nuova legna questa. there's also an eerie mood. Something isn't quite right. Then, when darkness falls, No, ragazzi, you quando tramonta il sole. indeed feel another side of this place. Like the hanging moss shifts from being pretty to really spooky. And you realize that you're not alone. There's something lurking in the shadows. So, everything about this biome feels unfamiliar, and this is by design. We want you to feel a bit curious and scared. Like, what is this place? Why is it so different from everything else? What we needed for the biome is to have like a low visibility, and we've created the pale hanging moss for this. This really inhibits like how much you can see and how far you can see, but you can still walk through it. So Ok, you're traversing through the. quindi hanno creato una specie di bioma un pochino tipo alla bosco di Biancaneve, cioè dove non vedi molto, dove ti puoi perdere più facilmente perché non hai grande visibilità, Through the vabbè. forest, and you're like trying to find everything, but you don't know what will be behind the hanging moss. Yeah, it gives you kind of a strange feeling when you enter. It's unnaturally quiet and a feeling of something weird's going on here. Poi c'è anche questo nuovo rampicante, sembra quasi dei rovi. Ah, poi c'è il silenzio così, ok. I really like the ambiance of the new biome. Sì, va It bene, evokes però poi really che those succede? Cosa eerie serve and questo bioma? spooky feelings. Yes, eerie indeed. And turns out there actually is something lurking in the shadows. The creaking. Come si chiama? Un nuovo mob. Quando tramonta il sole. Dai, ragazzi, non è possibile. Dai, ora mi insulteranno tutti. Dai, l'ha visto prima, l'ha vista prima. Giuro, io non ho visto niente, eh. Ma dai, non è possibile, raga. Cioè, mi insulteranno tutti. Creaking. It's our first tree-like creature, and it's Ok. almost Cioè, like ho beccato il legno quando tramonta il sole il mob. it's camouflaging in the pale garden. And when it's dark at night, it's kind of hard to see it except those like missing Oddio. eyes. Ah, quindi. Oh. Yeah, and it also interacts with those trees, which is E super come fun. funziona? There's a special new block that it has a connection to. When you approach the creaking, you can actually realize that it doesn't take any damage, and when you try to hit it, it points you somewhere in the canopies. That's where basically the creaking heart is, and that's what controls the mob. One of the main themes of the Pale Garden and its inhabitants is that there's a lot of contrast from the rest of the world. So when we made the creaking, we also wanted it to be feel unfamiliar and different from other mobs, which is why we made it more ace. Sembra però tipo il Warden, no? Cioè sì, il mostro gigante, perché c'ha un po' questi filamenti simili al Warden e sembra una sorta di versione magra del Warden. Symmetric to really go on this point of like being different from everything else. Ah, ok, quindi ti segue quando ti giri, un po' come i Buddhi di Mario. The creaking doesn't exist on its own. It's more of like a puppet of the new block, the creaking heart.
So the creaking heart and its creaking puppet really comes with a new combat challenge or combat mechanic, both in the way that you need to... Ah, lo sconfiggi se trovi il cuore. Ok, va bene, dentro all'albero. E a cosa ti serve? Destroy the heart block to actually kill the creaking, and also of course that the creaking only moves when you look away. So, don't blink. I really like the sandboxiness of the creaking heart. So if I use silk touch, you... Vabbè, praticamente hanno visto i 400.000 gameplay della gente che gioca a Minecraft con le, con le mod horror, e hanno detto facciamo un bioma horror. Però un po' pochino, boh. Clean it, and then you can place it anywhere you want in the Minecraft world. So if you want to be as evil as the creaking heart itself, you can place it and make your... Ma che mini boss è, ragazzi, se ti indica addirittura dove si trova il cuore, cioè, boh. Friends really terrified. To embrace the quietness of Minecraft, we added ambient sounds for this biome that only plays during the night, that comes from the blocks that surrounds you, that will make an even more creepier experience for the player. And to do that, you need to play with the silence and the contrast of the silence and the sounds. So to make creaking, I gathered a lot of creaky stuff that will make creaky sounds. Obviously the biggest thing would be to gather... Vabbè, boh, non lo so. Wood and twigs and stuff like that, dead leaves. Beh, che ti fa vedere come ha creato i suoni, però. And with this great... Più che altro, ragazzi, mi sembra un po' la stessa roba alla Mojang, cioè la ragione per cui io devo trovare questo bioma qual è? A parte provare il, questo, vedere questo nuovo mob, cosa ti dà di importante? Cioè, il Warden ti dà dei drop fighissimi, interessanti, che puoi trovare solo lì, cioè no, solo lì no, se forse qualcosa puoi trovarlo solo lì, però insomma sono drop rari, eccetera. Il legno va bene, ok, perché non scordiamoci che Minecraft comunque è un gioco di costruzioni anche, quindi ci sta il nuovo legno, però a parte questo... Bones, a very fitting new wood set was going to be a white colored wood set. Ok, vabbè, questo ci sta, me la collo. Io non sono uno di quelli che devo avere il drop incredibile per sconfiggere l'Ender Dragon, per far fuori questo, che devo essere più forte. Io sono anche tanto dalla parte del Minecraft creativo, quindi se mi dai più roba per creare ancora più cose, per dare ancora più varietà alle mie costruzioni, io sono contento. Però poi... Yeah, I'm super excited for the pale oak wood set, especially that in a lot of places people paint their fences white, for example, for a white picket fence, and that will be exciting for a lot of players to actually represent themselves. And then we also have like the hanging moss, and you can bone meal it, so it's really doable. Sì, sì, va bene. So I think like just bringing it as well and maybe put it in a greenhouse where things hang from. Dai, d'ora avanti non faranno più grandi update, li faranno più piccoli e più vicini tra loro, quindi non più uno all'anno. Ok, che comunque era poca roba anche, a parte il, l'aggiornamento quello sulle... sull'aumento proprio del mondo di Minecraft, che mi piacque parecchio. Non è che mi stupì tanto degli altri aggiornamenti, però vabbè. From the roof, like a wild garden, something, something like that would be really fun to build with it, I think. Yeah, and it's also a really unique carpet moss, because it also spreads all over the sides of the blocks, so, and that also looks really great. We look for a lot of inspiration, so we've looked at all these kind of different forests all over the world. A tree that stood out was like the willow tree, like, because it's very hanging, there's a lot of like drapery, and it feels very eerie. Then we looked at like Spanish moss. This was like the inspiration for the pale hanging moss that we've used in the biome eventually, because this gives this like drapey feeling without... Vabbè, raga, basta, non sono molto colpito, devo dire la verità, ecco, mi... Più che altro, boh, cioè io ogni tanto mi capitano le cose che fa Onifrost su Instagram, minchia, è rosico perché non è roba ufficiale, e non so se conoscete Onifrost, ma veramente fa delle robe incredibili. Questo è un aggiornamento che ha fatto tutto lui sui dinosauri.
Non è più molto Minecraft. Sì, ma se lo fai come una modalità extra, ma che cazzo se ne frega, cioè. Cioè, a me piacciono queste stronzate. Cioè, ma è tipo Ark con l'estetica Minecraft. Io me la collerei, cioè, come modalità extra, capito? Ah, questo è bellissimo. Cioè, questa roba che è assurda. Sì, è per la Madrock. Cioè, sì, questa roba mi fa venire il cazzo duro. Non so come dirvelo. Cioè... Guarda che sta roba nella Bedrock Edition la fanno ma a pagamento. Lo so, lo so, lo so. Sarebbe bello che la mettessero per un periodo e poi cambiano il contesto. Ma secondo me entrare in un'altra dimensione dove ci sono delle regole solo per quella dimensione, secondo me non snatura l'originale Minecraft, cioè non snatura quello che amano i fan incalliti di Minecraft, quelli proprio integerrimi. Però permette ai nuovi fan di divertirsi, anche ai vecchi fan di divertirsi, senza però sentirsi in colpa nel tradire appunto lo spirito originale di Minecraft. Secondo me, cioè, come hanno fatto all'inizio. Metti gatto. Ragazzi, non... Perché non giochi moddato allora? Perché non è quello che vi sto dicendo! Quello che sto dicendo è che lo dovrebbe fare la casa madre! Sarebbe bello averle originali queste cose! Poi chiaramente ogni Frost c'è scritto Official Minecraft Partner, quindi cioè, nella Bedrock vi fa queste cose e c'ha il permesso di farle, però... Poi non so come funziona questa roba, quindi magari sto dicendo le cazzate, aiutatemi voi grandi fan di Minecraft, molto più di me. Devo capire. Martina ha scritto in chat, ecco, il suo parere mi interessa molto, perché effettivamente meglio di lui. Da giocatore incallito ti dico, sti cazzi quanto introducono loro, l'importante è sempre la mia avventura, gli obiettivi e l'avventura del giocatore. Martina, hai super ragione, però allo stesso tempo pensa a quanto la tua avventura può diventare ancora più imprevedibile, ancora più sorprendente, ancora più avvincente se aggiungono roba nuova. Hai visto il gioco che distruggerà la saga di Persona? Metaphor, Re Fantazio, ma non è di Atlus anche quello, quindi che cazzo distrugge se è della stessa casa? Ormai siamo proprio alla... devi distruggere, ma è la stessa casa. Cioè, nel senso... No, ma...